Carissime, carissimi, bentornati, bentornate. Oggi parleremo delle conseguenze sociali, politiche ed economiche della prima rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, come abbiamo detto, parte in Inghilterra e si diffonde poi in altri paesi europei, in particolare in Belgio e Francia e negli Stati Uniti d'America. Con la prima rivoluzione industriale inizia a delinearsi una differenziazione tra paesi industrializzati e paesi non industrializzati, ed anche all'interno di uno stesso Stato tra zone industrializzate del paese e zone non industrializzate. Le tensioni tra le diverse esigenze di due realtà coesistenti all'interno di un'unica formazione statuale, cioè all'interno di uno stesso Stato, l'esistenza di zone che hanno preso il treno dell'industrializzazione e zone invece che restano ancorate a un sistema produttivo fondamentalmente agricolo, porteranno i governi a privilegiare l'una a discapito dell'altra, e quasi sempre i governi sceglieranno di privilegiare le zone industrializzate a discapito delle zone agricole. In alcuni casi le tensioni tra zone industrializzate e zone agricole arriveranno a generare vere e proprie guerre civili, come quella tra stati del nord e del sud degli Stati Uniti d'America, la cosiddetta guerra di secessione americana combattuta tra il 1861 e il 1865, perché certo la questione principale che viene presentata è quella della schiavitù, il nord abolizionista e il sud invece schiavista. Ma dobbiamo pensare che agganciata alla questione dello schiavismo c'era anche una questione di sostenibilità economica. L'economia del sud era irrealizzabile, insostenibile senza lo schiavismo, mentre l'economia del nord non aveva bisogno di schiavi. Quindi, agganciata alla questione dello schiavismo, c'era anche una forte differenza da un punto di vista di modello di sviluppo economico. Uno degli effetti più evidenti della prima rivoluzione industriale fu il rimpicciolimento del mondo. L'applicazione della macchina a vapore ai trasporti rende i viaggi più veloci e porta ad una nuova percezione del rapporto tra spazio e tempo. Nel 1818 la prima nave a propulsione mista, cioè a vela e a vapore, solca l'oceano. La prima ferrovia pubblica viene aperta in Inghilterra nel 1825. Quattro anni dopo, nel 1829, l'inglese Stephenson presenta la Rocket, una locomotiva capace di raggiungere la folle velocità di ben 58 km orari. Nel 1938 la Gran Bretagna poteva vantare una rete ferroviaria di 750 km, che arriverà a 10.000 in soli 12 anni. Dal punto di vista economico, in questo periodo prendono forma due diverse teorie, il liberismo ed il protezionismo. Il liberismo sostiene che lo Stato non debba intervenire nei meccanismi economici. Il mercato è in grado di regolarsi da solo e l'intervento dello Stato crea soltanto fastidi al libero scambio e trucca il naturale rapporto tra domanda ed offerta. In un'ottica protezionista, invece, lo Stato interviene nell'economia, ma non con misure che oggi chiameremmo di equità sociale, come sussidi di disoccupazione, assistenza sanitaria per i lavoratori, eccetera, bensì proteggendo la produzione interna attraverso l'imposizione di tasse sui prodotti importati, i dazi doganali. È importante dire che entrambe queste teorie fanno riferimento ad un unico modo di pensare l'economia, che è il sistema capitalistico. Il capitalismo si basa sulla divisione tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori. La proprietà dei mezzi di produzione, detto in maniera più semplice, la proprietà dei macchinari, è in mano ai cosiddetti capitalisti, cioè a coloro che possiedono denaro, capitale, sufficiente ad acquistarli. Il lavoro era compito degli operai, i quali non possiedono il capitale per acquistare i macchinari e partecipano al processo produttivo con la loro forza lavoro.
si noti che esiste una grandissima differenza tra operaio ed artigiano. L'artigiano possiede i mezzi di produzione, l'operaio no. L'introduzione delle macchine nel processo produttivo porta ad una meccanizzazione del processo stesso. Progressivamente non è più la macchina, il telaio inizialmente, che segue i ritmi dell'essere umano, ma è l'essere umano che deve abituarsi, adattarsi ai ritmi della macchina. Come già abbiamo accennato, la vita dei lavoratori, le condizioni di vita dei lavoratori sono estreme. Gli orari di lavoro sono massacranti e possono arrivare fino a 16 ore al giorno. Non esiste nessun tipo di tutela e la parola malattia spesso diventa sinonimo di fame. Non vi era alcun riguardo per le cosiddette fasce deboli della popolazione, anzi, spesso i datori di lavoro preferivano operaie donne e operai bambini rispetto ad uomini o persone adulte, perché donne e bambini costavano meno e si lamentavano meno. Le vecchie e tradizionali reti di relazione sociale vengono distrutte dalla nuova realtà della vita industriale, della città industriale. La nascente società di massa porta con sé l'anonimato di massa. Nei nuovi quartieri operai dilagano prostituzione ed alcolismo in un ambiente caratterizzato da un perenne sovraffollamento. Con particolare riferimento all'alcolismo, un fenomeno che nella sua accezione moderna nasce con la società industriale, voglio riportare due passaggi di Schiffelbusch, in particolare di un suo libro intitolato Storia dei generi voluttuari, spezie, caffè, cioccolato, tabacco, alcol e altre droghe. Schiffelbusch scrive: nell'ubriacarsi in massa, caratteristico di quest'epoca, si rispecchia un'altra catastrofe sociale, quel che eufemisticamente si chiama esodo dalle campagne e che in effetti fu la cacciata della popolazione di interi paesi dalle loro terre per mezzo delle cosiddette recinzioni, altro eufemismo per esproprio da parte di latifondisti, costituisce lo sfondo o piuttosto il terreno di coltura dell'epidemia di acquavite. L'acquavite deve servire a far dimenticare, almeno temporaneamente, questo insopportabile modo di vivere. Il suo prodotto non è semplicemente ubriachezza sociale, ma inebedimento. È così che inizio il bere individuale, un modo di bere limitato all'Europa industrializzata e all'America. In tutte le altre epoche e tutte le altre culture, il bere è rito collettivo. Non è un caso che proprio in questo periodo si diffondano i superalcolici come beni di consumo. Prima erano destinati prevalentemente ad uso medico. Nel 1779 viene fondata la distilleria Nardini a Bassano del Grappa, la più antica distilleria della penisola italiana. Il bourbon più antico, il Jim Beam, nasce nel 1795. Un'attenzione particolare però va riservata a un altro superalcolico, il gin. Un superalcolico che giocherà un ruolo di primo piano sul palcoscenico dell'Inghilterra industriale. Il gin viene creato dalla scuola di medicina salernitana, parliamo del IX secolo d.C., e diviene bevanda di consumo in Inghilterra a partire dal 1690. Inizialmente è destinata all'esercito, per poi, con la nascita delle fabbriche, diffondersi tra gli operai, fino a che ad un certo punto viene usato addirittura come mezzo di pagamento. Una parte della paga veniva pagata in natura, appunto in gin. La produzione di questo superalcolico la possiamo dedurre dagli incassi delle imposte ad esso legate. Secondo questi dati, la produzione del 1743 era arrivata in Inghilterra a 70 milioni di litri all'anno su una popolazione complessiva di 6 milioni di abitanti, compresi i bambini. Sempre da Schiffelbusch possiamo trarre quest'altro interessante passaggio che ci parla del nascere della cosiddetta etica borghese, attraverso la quale la borghesia si sforza di distinguersi sempre più sia dalla nobiltà che dal proletariato. Scrive Schiffelbusch: a partire dal XVII secolo, dalla borghesia il bere smodato viene considerato sempre più sconveniente. Non è che l'alcol venga bandito completamente, ci si limita ad addomesticarlo. Il borghese beve moderatamente e lo fa in circoli privati, a casa, al club, al suo tavolo riservato. Nell'Inghilterra vittoriana, cioè l'Inghilterra del XIX secolo, infatti frequentare l'osteria è quasi altrettanto scandaloso che far visita a un bordello. Ci furono tentativi di ribellione da parte degli operai contro la meccanizzazione dei processi produttivi. Il più famoso di questi tentativi fu il sabotaggio dei macchinari, noto come luddismo.
e nacquero le prime associazioni di mutuo soccorso tra gli operai. Nel 1824 in Inghilterra le associazioni operaie ebbero un riconoscimento legale e nacquero le trade unions. Nel corso del XIX secolo iniziano le prime critiche sistematiche al sistema capitalistico in sé. Nel 1848 viene pubblicato il Manifesto del Partito Comunista ad opera dei tedeschi Karl Marx e Friedrich Engels. Il comunismo si pone come un movimento transnazionale che pone al centro del suo pensiero la concezione della storia dell'umanità come eterna lotta tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori. Le parole che chiudono il manifesto diventeranno uno degli slogan più famosi del movimento comunista, un movimento destinato a segnare profondamente la storia del XX secolo. Queste parole sono: proletari di tutto il mondo, unitevi. I cambiamenti portati dalla prima rivoluzione industriale sarebbero stati amplificati dalla nuova ondata di invenzioni e scoperte che avrebbe caratterizzato la seconda parte del XIX secolo. Insieme di cambiamenti questi e insieme di invenzioni note come seconda rivoluzione industriale. Di questo parleremo nella prossima puntata. A presto!